Voglio brevemente giusto introdurre e spiegare un po' il progetto Music In per chi appunto non ha avuto modo di seguirlo dall'inizio. Music In è un progetto che è nato da un processo di coprogettazione con partner italiani e stranieri, diciamo Spagna e Portogallo, siamo 7 partner e che si sono uniti insomma per creare una progettualità costituita da varie attività che vi spiegherò brevemente per diciamo, valorizzare e far riconoscere nuove skills, nuove abilità, youth worker, che è questa parola molto usata non soltanto da noi ovviamente in Europa, che è un professionista che lavora con e per i giovani per favorire processi di inclusione, partecipazione e empowerment giovanile. E quindi diciamo partendo da questa base, perché il work diciamo, è un settore molto importante che, diciamo, che a cui viene dato molto valore in Europa, ma paradossalmente i 3 paesi partner non c'è una legislazione nazionale che regoli in qualche modo, definisca questo youth worker. Quindi l'obiettivo del progetto era proprio quello di mostrare delle nuove skills, delle nuove capacità di questi professionisti che lavorano con i giovani attraverso strumenti di inclusione che sono in particolare la musica. Quindi la musica non intesa, diciamo, dal punto di vista tecnico, perché non parliamo di musicisti che dialogano e favoriscono questi processi con giovani che spesso sono in contesti marginali, quindi a rischio anche di devianza, ma che utilizzano strumenti e la musica in generale per favorire questi processi di relazione e processi di inclusione sociale. Per fare questo, chiaramente i partner diciamo, si sono riuniti, insomma, hanno cercato di definire delle attività. Le più interessanti, le più importanti sono state le 2 mobilità. Una mobilità che si è svolta a Maiori, nella sede del Capofila, il tempio di Apollo, con la partecipazione di 18 youth worker che sono partiti da Italia, Spagna e Portogallo, sono venuti, insomma, sono stati a Maiori una settimana e lì hanno potuto sperimentare queste nuove tecniche di community music alla presenza di formatori, professionisti, hanno potuto quindi acquisire queste nuove competenze con l'obiettivo poi di esportarle in qualche modo, tra virgolette, di utilizzarle nei propri contesti, nei propri paesi di riferimento. Anche perché parliamo comunque di contesti tutti differenti, perché all'Italia tra sud e nord ci sono molte differenze, ma anche tra regione e regione, località e località, così come in Spagna e in Portogallo. Quindi nonostante le differenze, no, di questi paesi, nonostante le differenze anche di professionalità, perché non tutti utilizzavano appunto la musica come strumento di inclusione, per esempio il partner portoghese era più incentrato sul teatro, il partner spagnolo sul gioco, ma tutti quanti avevano in comune, diciamo, l'idea appunto che l'utilizzo della creatività e dell'arte possa essere uno strumento molto importante per favorire questi processi appunto di inclusione e di relazione. Quindi una mobilità è stata fatta a Maiori, un'altra è stata fatta in Portogallo, dove è stata anche testata la nuova metodologia che è nata proprio da questo processo di formazione e di sperimentazione di nuove pratiche e che è confluita in questa pubblicazione che vedete qui, La musica del mare, che è stato un lavoro molto importante che ha visto, diciamo, un po' la collaborazione di tutti, i partner, ma anche dei youth worker, cioè proprio di coloro che hanno, diciamo, sono stati beneficiari poi di questo progetto, che hanno potuto fare questa esperienza formativa molto interessante e anche molto inclusiva. Oltre la metodologia, quindi, che è stata pubblicata anche sul nostro sito, un altro output progettuale sono delle linee guida per il, diciamo, riconoscimento di crediti formativi a livello universitario, sempre ai youth worker che lavorano in questo ambito. Questo processo è stato un po' più complesso perché, insomma,
è partito da un'analisi di contesto anche normativa dei vari paesi, perché come vi dicevo la figura dello youth work non è normata, ecco, quindi si è partito un po' dall'analisi del contesto di questi tre paesi e si è visto che effettivamente in nessuno dei tre esiste una normativa che parli proprio di youth work, che dia appunto un profilo specifico di questa professione. Quindi che cosa si è cercato di fare? Dall'analisi un po' delle esperienze, delle professionalità diciamo, di questi lavoratori dei tre paesi, si è cercato di definire una skills card, chiamata così, con degli ambiti, diciamo, delle dimensioni utili al riconoscimento di crediti formativi anche a livello universitario, perché diciamo, dal punto di vista universitario è molto frammentata questa cosa. Ci sono dei dipartimenti che riconoscono queste abilità, diciamo questi crediti formativi a chi cioè extracurriculari, ovviamente stiamo parlando di crediti formativi extracurriculari, a persone che fanno un percorso formativo anche esperienziale in questo ambito. Quindi si sono individuate queste dimensioni che afferiscono uno alla formazione, quindi l'aver diciamo, seguito un percorso formativo chiaramente certificato da enti regionali e che operano nell'ambito dell'educazione, della formazione socio-educativa, oppure corsi di laurea e master universitari, e una dimensione invece esperienziale, quindi l'aver partecipato a progetti come Music King, quindi aver seguito un percorso formativo e pratico, può dare il riconoscimento di crediti formativi. Chiaramente questa è una proposta che viene fatta e che speriamo possa essere diciamo, condivisa anche a livello di altri atenei per arrivare insomma, ad ottenere queste certificazioni. Tenete presente che Campania diciamo, è l'unica regione che ha riconosciuto un profilo proprio di youth worker, quindi c'è nel repertorio regionale proprio questa figura. E quindi questo processo che è nato un po' dal 2016 ad oggi, speriamo che possa continuare in questo senso. Lascio la parola a Stefania Leone, direttore dell'Osservatorio Giovani.